E Jeremy Menezza, risponde il Napoli con De Santis tra i pali, Campagnaro, Paolo Cannavaro e Aronica, poi Mazio, Gargano, Pazienza e Dossena, Amsic e Lavezzi alle spalle di Cavani, anche se soprattutto Lavezzi sta giocando non come in questo caso, ma comunque abbastanza largo. Attenzione a questo pallone che viene infilato, calcio di rigore per il Napoli, calcio di rigore per il Napoli, calcio di rigore per il Napoli. Qui Lavezzi infila il pallone, vediamo un po'. No, non c'è nulla, non c'è nulla. Praticamente ci sono le proteste perché avete visto che Amsic praticamente passa davanti a Juan e non c'è assolutamente calcio di rigore. Scandalosa decisione da parte di Bergonzi. C'è anche il giallo per Juan. Calcio di rigore che si incarica di battere Cavani contro Giulio Sergio, ammonito Juan. Attenzione a Cavani contro Giulio Sergio. Parte Cavani. Calcio di rigore che non c'era. Anzi che passa davanti a Juan e poi finisce a terra solo. Parte Cavani. Doppio palo. E poi c'è il gol, è incredibile. Tanto ci sono le proteste. Ci sono le proteste da parte di De Rossi. Vediamo un po' che cosa sta succedendo. Giulio Sergio va a parlare con l'assistente. Vediamo un po'. Adesso Bergonzi. Vediamo. Il pallone è entrato qua. Lui non la può riprendere, ma il pallone aveva varcato la linea. Purtroppo il pallone è entrato, il problema è che non c'era il calcio di rigore. Rivediamo qui, il pallone entra. Si ottiene il calcio di punizione, a Roma molto deludente in questo secondo tempo. Qui rivediamo il fallo da parte di Greco. Io vedo al di là dell'episodio del rigore, però è un episodio, ci aspettavamo una Roma diversa contro l'avversaria diretta. Ripeto, in questo momento certo è difficile dirlo, anche perché il Napoli ha vinto l'andata, sta vincendo al ritorno. Secondo me la squadra partita lì davanti, decisamente inferiore, e qui trova anche il 2-0. Trova anche il 2-0 con il gol di Cavani e si scioglie completamente la Roma. Al 37esimo del secondo tempo arriva il raddoppio del Napoli con Cavani. 2-0. C'è in realtà ben poco da dire. La partita è stata condizionata sì dal rigore, ma la Roma non ha fatto nulla, dobbiamo dirlo. Dobbiamo ammetterlo, altrimenti si raccontano altre cose. Posizione irregolare da parte di Paolo Cannavaro, il cross, si infila Cavani tra Rosi e Cassetti e trova il 2-0 ed è notte fonda per la nostra Roma, che adesso direi che deve mettere ed esercitare tutta la sua attenzione nella Champions League. Stiamo facendo prendere in giro anche da questi personaggi qui come Cavani, che vengono a fare questo tipo di esultanze. E vabbè, subiamo anche questo. Ora Cassetti a Juan. Ancora Juan. Napoli che rimane in scia del Milan addirittura. Finisce qui. Vince il Napoli 2-0. C'è poco da dire, abbiamo detto tutto credo nel secondo tempo. La Roma pessima nella ripresa, bisogna dirlo, al di là dell'episodio di rigore. Il rigore non c'era, l'abbiamo detto, ma questo significa poco, anche perché si era sullo 0-0. Una Roma che deve riflettere, una Roma